può vincere pure 1-0, presidente. Pare che non dicevamo mai 1-0. Vabbè. Presidente, secondo me Pallarini stava bravissimo. Prima non prendere il gol, alla fine non lo facciamo sempre. Ha ragionato bene? Quando finisce la partita, però. Tanto? Allora, un gol finale, abbiamo spadato il tabulleriero, insomma. Sì, abbiamo tripolato abbastanza. Poi alla fine siamo riusciti a portare a casa questi 3 punti. Anche perché il Faro si è messo a 5 dietro. Anzi, sono 8-2, 8-2, quindi era difficile un po' sfondare tutta linea fatta dal Faro. Beh. Noi abbiamo anche avuto qualche occasione sbagliata, loro non hanno fatto un tiro in porta, quindi la partita si commenta tutta qua, però noi giochiamo troppo contratti, paurosi, e questo io non riesco a togliere dalla mente i miei giocatori, dobbiamo essere più sicuri di noi stessi. Presidente, cosa dice? Oggi secondo me ci stavano 2000 spettatori in meno che sarebbero potuti venire se si fosse giocato di domenica e se fosse uno che ne fosse il Faro. Siccome lei è quello che caccia i soldi, quindi è il diretto interessato, non potete fare niente per cercare. No, non possiamo fare niente perché è stato deciso. Lo spettacolo lo fate voi, pagate voi, vi siete costretti a subire. D'estate. Sì, ma non è che quando fanno i calendari vengono da noi e ci dicono che cosa ne pensate o quant'altro, loro lo rifanno e poi ti dicono tu devi giocare 3 mesi di sabato e 6 mesi di domenica, quindi noi avremo gli altri 6 mesi che giocheremo di domenica. Giocheremo. E hai fatto l'abbonamento pensando che si giocasse la domenica e domenica? Beh, il pensiero del tifoso, ma noi sapevamo che la Lega Pro giocava anche di venerdì e di sabato, non ce lo dimentichiamo perché l'altro anno hanno giocato a questo periodo, quindi non è una sorpresa. Si vince pure in casa e si sale in graduatoria, così è. Beh, siamo saliti in graduatoria, se andiamo a vedere oggi che noi abbiamo fatto le partite con gli altri, siamo secondi, diciamo. Quindi tutto sommato era inaspettato ad oggi. È vero che abbiamo incontrato delle squadre non, molto, diciamo, non delle più forti, però questo non si può mai dire perché è sempre il campo che fa la differenza. Passiamo ai singoli. Di Massimo mi è piaciuto, ha sbagliato molto, ma c'era sempre sulle azioni, quindi in prospettiva. Ma voi sapete che cosa penso di Massimo, quindi non me lo chiedete, per me dovrebbe giocare sempre tutti i 90 minuti se ce la fa. Deve correggere un pochettino qualche piccolo. Ma si deve sentire anche tranquillo. A me sembra un po' stanco, non è che non è allenato ancora bene, perché ha dovuto 3 o 4. Se stanco lui che ha 20 anni, figurati io che ce l'ho un pochetto più di lui. No, però. Non lo so, sei un ragazzetto, è giovane, fa il calciatore, sai, da cosa nasce cosa, e l'uomo campa. Però è soddisfatto? Beh, adesso sì, durante la partita un po' di meno, ma adesso alla fine sì. Presidente, se convince Di Massimo a giocare a 2 tocchi? Per convincere Di Massimo? A giocare a 2 tocchi, invece che a trattenere la palla fino a quando... Io devo avere una scarpa, devo giocare una scarpa sola. Gli arrivava una scarpa, giocava una scarpa, allora fa un tocco solo. Presidente, le difficoltà più grandi negli ultimi 25 metri oggi? Quando la palla arrivava lì facevamo un po' fatica a trovare... Ma forse noi giocavamo un po' troppo dietro, poi c'è stato qualche errore di troppo. Oggi Andrea Ardocco, che poi dovrebbe essere il faro della squadra, ha perso 2 palle che me lo sarei mangiato. Però finalmente già dal dubbio e oggi la difesa comincia a girare. Sì, a parte una sbavatura di come si chiama, non mi ricordo. No, quella Radi ha fatto una sbavatura importante, signori. È stata recuperata, però sono gli errori che poi si pagano a caro prezzo, quindi. Frisona ha fatto 2 belle parate. Frisona sicurezza. Discutere Frisona sarebbe come. Cioè, non era facile, Ma appunto per questo abbiamo questo bisogno. È un portiere vero, un portiere che sicuramente per noi ci farà fare molti punti. Senta, Presidente, il suo figlio dice playoff, lei ha sempre detto devo ambire sempre al massimo. Ma sa, io non parlo. Come posizionato? No, adesso stiamo con i piedi per terra, abbiamo questi 9 punti, godiamoci, cerchiamo di fare il risultato anche a Forlì e poi vediamo quello che succede.